adesso vediamo qui con Ferruccio quello che si può fare. Lui adesso lavora, Ferruccio. Sta da un gommista, mi ha detto. Adesso qui. Mettete qua. Ecco. Adesso vedremo. Si ha finito di lavorare. Maestro, che ti ha detto mai una cosa ben altra tuo nonno? Io credevo che era morto, ma non l'ha detto, tu lo portavi al mattatoio. lo so. Prima mamma ti ho detto che avevo portato un estero al mattatoio. Poi ti ha fatto i spaghetti alla carbonara e tu non l'hai mangiati. Con quello che era successo non mannava più. Invece hai visto che ha fatto nonno? All'ultimo momento ti ho preso un estero e te l'ho riportato. Sei contento? Io beh sono contento, però non lo mettiamo. Non lo mettiamo. Mamma nuovo. Ma non è che mamma nuovo, è che stiamo al quarto piano. Qui nel cortile non c'è un buchetto per Nestore, guarda poi. Forse in posto si darebbe. Sì, e che fa? Dove? È una specie di garage. Ah, dove lavori tu? No, è una specie di garage che ha affittato Cesare. Ah, benissimo. Andiamo. Andiamo lì. E che dice Cesare? Cesare non dice niente, tanto non ci sta. Non c'è, è andato. È andato a Napoli, è partito. Ah, e che ne ha fa? Dice che c'aveva un affare e ci cambia tutta la vita nostra. Ah, gagliardo. Allora mettiamo là, adesso. Sì, come dica, abbiamo trovato altre sistemazioni. E se non mi versai i soldi, ti aspetto sotto casa. Ti acchiappo le orecchie e ti incartoccio tutta la turbo. Ti ho avvertito, al fame. Ma no. Quello è capace, ti fa tutto il gesso. Non mi ha niente, che devo fare, lo fa. Grazie. Perù. Ah no, hai sentito quello? Lascio offendere così. Ma sta bolando, bagnato di tu te la offendere così, te la offendere. Ma che offendere? Gli darei una cortellata. Abbassa perché gli devo dare i soldi. E ce l'hai i soldi? No, adesso non c'ho una lì. E allora vendi subito sta macchina e paga i debiti. Che hai detto? Ho detto vendi subito sta macchina, se non la vendi te, la vendo io. La senti? Ma che è una congiura? Siete tutti contro di me. Allora sapete che vi dico, io sta macchina la metto nel garage e se qualcuno si azzarda a toccarla con dita, io non rispondo più da quello che faccio. E no, qui dentro tu non entri. Ma che, sei diventato matto? No, non siamo matti. Ma te che è occupato. Ma non si può entrare. Ma hai come sentito? Te permetti? Ma oh, la paura! Ma ce ne devi mettere, eh? Ma devi andare? Tenete, no, ci andiamo! Sto bastardo, me la cammi fa! E balla raccoglia, va. Papà. Papà, papà, che ti sei fatto? Papà, ti sei fatto male? No, no, non è niente. Non è niente, vedi? Ecco, un po' ti sei guardato. Non è niente, non è niente. Ha dato una spinta all'improvviso. Oddio! Oh, e che è sto cavallo? È niente cavallo. Il cavallo di nonno. Ma allora era lui che ho sentito stanotte. Ma che partivo curo io? Un cavallo! Io l'avevo ripulito tutto sto garage, che sembrava un salottino. Ma è diventata una stalla tutta zuzza. Ma dei mortacci vostri, avevate detto che ci avevano fatto le salsicce. Lì l'avete messo? Iris, l'ho portato qui, l'ho portato per lui, per Ferruccio. È stato lui che mi ha fatto mettere là dentro. E secondo te andava a lasciare adesso sta macchina? La lasci fuori per la strada, qua ci sta adesso. Per strada? Non lascio una Lamborghini per strada, perché il garage è occupato da un cavallo vecchio e rognoso che non si regge in piedi. A Iris, te l'ho detto un miliardo di volte, io tuo padre a casa nostra non ce la voglio. Casa tua quando te la compri. A Iris, se le cose stanno così, io mi pio la macchina. Ve saluto e non se vedemo più. Sai che ti dico? Me ne vado pure io. Ve ne andate, ve ne tutti. Papà, papà! Ah, papà! 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 Vieni qua, dove vai? Va tranquilla, Iris. È meglio così, è meglio per tutti. Papà! Ciao, Iris. Vieni a trovare. Papà! Oh, ma che fa, se ne va? Oh, chiamo un po'. È il cavallo. Dice, dove vai? Ma che non lo sai, dove vai?
Certo, dopo che gli abbiamo spillato fino all'ultimo soldo. Iris! Iris!